Stanno giocando le squadre di competizioni di B2 maschile e femminile. Abbiamo quella maschile ospita Macerata, quella femminile ospita Trento. Noi non abbiamo mai sosta perché abbiamo tante squadre impegnate in varie competizioni. La prossima settimana la B2 maschile giocherà ancora in casa dalle 10 in avanti. Avremo anche probabilmente la presenza di un giocatore straniero importante, Masur. E quindi insomma invitiamo tutti gli appassionati a venirci a seguire, pur con le limitazioni del Covid, quindi con un po' di disagi. Compatibilmente con i protocolli e quant'altro cercheremo di fare il possibile, anche se stiamo lavorando per renderlo accessibile a tutti. Obiettivi sono di fare crescere il movimento come stiamo facendo, consolidare le posizioni in attesa dell'autunno con la Serie A, che speriamo sia una vetrina importante come è stato gli anni scorsi. È una competizione di un livello abbastanza alto, però è sicuramente una bella esperienza per le nostre ragazze. Fabiana Marmiroli, Giulia Castelli e Federica Spaggiari, che siamo riusciti, grazie al cielo, ad allenarci e insomma in un qualche modo all'aria aperta siamo riusciti sempre a dare questo servizio ai nostri ragazzi e insomma grazie anche alla mitica Poggi che ci sta sempre dietro. Però sì, siamo riusciti comunque a mantenere l'attività. Obiettivi: sarebbe bello riuscire a rimanere nella B2, che sarà molto difficile per noi, però non molliamo e ci proviamo sicuramente ogni domenica. Ho vinto, per fortuna, ho vinto 6-2-6-0. Abbiamo queste superfici che sicuramente per gli avversari non sarà facile giocare, però per fortuna il mio singolo è andato bene, quindi sono contento che ho dato il primo punto alla squadra. E adesso faccio il tifo per i miei compagni. Non si è girato, ho fatto tanti open, però sì, in questo periodo mi sono allenato tanto e ho provato. Niente, tornei internazionali non ne ho fatti. Iniziare a giocare il più internazionale possibile, più tornei internazionali e dei 15.000.